Ciao a tutti quanti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo contenuto digitale. Aspettate, facciamolo così. Bentornati in questo nuovo contenuto digitale. Oggi vi insegno un gioco di magia super super figo e assolutamente senza tecnica, quindi tutti voi potete impararlo. Quindi se non sbattete un like, in questo caso non so quando potete farlo. Voglio salutare le ultime persone che mi hanno seguito su Instagram, quindi voglio salutare Dario Paonni, Mauro Valvasori, Luca Magnetti e Mattia 543. Ciao raga, mi raccomando, se volete essere salutati in un prossimo video, seguitemi su Instagram, trovate il link qua sotto in descrizione del mio profilo. Mi chiamo Sbar95, ormai lo sapete. Volevo ricordare a tutti voi che per chi volesse studiare magia insieme a me, a tu per tu, sono disponibili le video lezioni online e anche di queste trovate il link qua sotto in descrizione. Ora però non perdiamo ulteriore tempo e vi mostro il gioco di magia di oggi e poi ve lo insegno. Buona visione raga! Eccoci qui ragazzi con il gioco di magia che fra pochissimo vado ad insegnarvi. Allora, per prima cosa si prende il mazzo di carte e gli si dà una rapidissima mescolata in questo modo qua, per esempio, perfetto. E dopodiché si chiede allo spettatore di tagliare quante volte preferisce. Purtroppo non ho uno spettatore, quindi taglio io le carte. Dopodiché si fanno selezionare allo spettatore due carte. Purtroppo non ho uno spettatore, come vi ho già detto, quindi mi fermo in un punto qualsiasi del mazzo e chiedo allo spettatore di ricordare queste due carte. Io mi giro, ricordatole, molto importante perché sono le due carte del gioco. Dopodiché si lasciano queste due carte più o meno nel centro dove sono state prese. E quello che vado a fare successivamente è creare quattro mazzetti di carte con l'intero mazzo in questo modo, distribuendo una carta alla volta sopra ciascun mazzetto. La cosa chiaramente particolare di questo gioco è che io non posso sapere né quali sono le carte scelte, dato che mi sono girato, né in quali mazzetti andranno a finire, perché chiaramente sto dividendo il mazzo in maniera completamente casuale, o meglio non conosco la posizione delle due carte scelte. Una volta creati questi quattro mazzetti vado a fare qualcosa di più, vado a mescolarli ulteriormente fra loro. In questo modo prendo questi due e li mescolo così, e poi ancora una volta prendo questi due e li mescolo in questo modo. Ma non è finita qua, perché per creare ulteriore confusione all'interno del mazzo prendo uno dei due mazzetti e lo giro di faccia e l'altro lo mantengo di dorso e mescolo così le carte fra loro, faccia e dorsi. E non ho uno spettatore, altrimenti chiederei a lui di unire così questi due mazzetti in questo modo. Ma ora attenzione, perché mi basta pochissimo, un gesto magico come questo schiocco di dita, che tutte quante le carte vanno ad ordinarsi in modo da mostrarmi quali sono le carte scelte. Perché se potete ben vedere, qui c'è solo una carta nera all'interno di questo nastro di carte in cui ci sono solo carte rosse, un sette di fiori, e se giro il nastro da quest'altra parte c'è solo una carta rossa, ovvero il re di quadri, fra tutte quante le altre carte nere. Ora, io ero girato, quindi non conoscevo le carte scelte, spero che siano esattamente queste due, re di quadri e sette di fiori. And now, let's go to learn it. Per chi non conosce l'inglese, andiamo a impararlo. Eccoci qui ragazzi con il tutorial del gioco di magia che vi ho appena mostrato. Per il gioco di magia di oggi sto usando questo mazzo di carte qui, ovvero le Bicycle Supreme Line, secondo me le migliori carte per iniziare a fare magia. Sono perfette, costano poco e grazie a Tutto Magia per avermele inviate, come sempre le trovate sul loro sito, e se sbattete il codice SBAR95, ormai lo sapete, avrete il 10% di sconto su tutto quanto il vostro ordine. Ma andiamo ora al tutorial di questo gioco di magia. Allora, prima cosa, intanto è un gioco semplicissimo, o meglio non presenta tecniche, quindi tutti quanti voi potete impararlo abbastanza semplicemente. Chiaramente serve un po' di allenamento sempre per riuscire a padroneggiare il gioco, però intanto, primo dettaglio, rimuovere tutte quante le carte extra e rimanere con lo stesso numero di carte rosse e di carte nere, quindi chiaramente un normalissimo mazzo di carte senza i jolly ha lo stesso identico numero di carte rosse e nere. Dopodiché dovete alternare una carta rossa a una carta nera, una carta rossa a una carta nera, una rossa a una nera e così via per tutto quanto il mazzo di carte. Quindi questa è la preparazione che necessitate avere nel mazzo per fare questo gioco. Chiaramente
Partiamo subito descrivendo il gioco. Quando mostrate le carte, non stendetele in questo modo, perché sì, lo spettatore in realtà non farà mai caso, secondo me, al fatto che le carte sono alternate una rossa e una nera, però se voi gliele stendete così, potrebbe farci caso, ecco, diciamo. Quindi mostrate sempre le carte inizialmente in questo modo, facendo un nastro tra le mani, mostrandole così un po' a spezzoni, passatemi il termine. Quindi voi mostrate un normalissimo mazzo di carte. In realtà le carte sono alternate, una rossa, una nera, una rossa, una nera, eccetera, fino alla fine. Dopodiché, quindi, capite bene che non potete mescolare il mazzo di carte come preferite. Qualsiasi taglio va bene, perché non va ad alternare la sequenza carta rossa alternata a una carta nera. Non potete chiaramente mescolare all'americana. Una cosa che potete fare è eseguire il miscuglio che ho effettuato io nel video, ovvero scorrere un pochino di carte in questo modo, dalla cima, spostarle sotto e poi invertire queste carte così, quelle che avete nella vostra mano sinistra, e spostare la porzione inferiore sopra. E andare avanti così, scorrere un po' di carte sotto e invertire e scorrere un pochino di carte sopra. Sembra difficile, ma in realtà è semplicissimo, raga. Così. Spostate un po' di carte dalla cima, le passate sotto, invertite il mazzo e lasciate sopra la parte inferiore. Poi di nuovo spostate un po' di carte dalla cima e le lasciate sotto, invertite e lasciate sopra e andate avanti così fino a quando volete. Quindi in questo modo, molto molto semplice. Così non andiamo ad alterare l'ordine delle carte alternate rossa nera. E da questo punto in poi il gioco procede in maniera piuttosto lineare. È pressoché automatica, infatti basterà che lo spettatore vi fermi in un punto qualunque, voi farete ricordare queste due carte e l'unica cosa che dovete fare è non farle ricordare nell'ordine in cui sono, ma invertirle, quindi fare questo, molto molto semplice, quindi non farle ricordare in questo modo, ma contarle una sopra l'altra, mostrarle, lasciarle nel punto in cui sono state prese, chiudere tutto quanto sopra e poi dividere i quattro mazzetti. Quindi in questo modo, e il gioco verrà in automatico, perché guardate, una volta che ho finito di dividere così i quattro mazzetti, quindi una carta alla volta, infatti guardate quello che è successo, qui abbiamo tutte quante carte nere, eccetto chiaramente la carta rossa scelta, nel secondo mazzetto avremo tutte quante carte rosse, eccetto la carta nera scelta, e infine gli altri due mazzetti saranno sempre divisi per colore, quindi qui tutte quante carte nere e qui tutte quante carte rosse. Ora vi basterà mescolare il primo mazzetto con il terzo e il secondo con il quarto. Così unirete le carte rosse con le carte rosse e le carte nere con le carte nere. Infatti sia in questo mazzetto sia in questo avremo tutte quante carte dello stesso colore, ovviamente, eccetto la carta scelta, cioè carte nere. E in questi due mazzetti avremo tutte quante carte dello stesso colore, cioè rosse, eccetto la carta scelta nera, come potete ben notare. Quindi molto semplice, mischiamo questi mazzetti fra di loro, tanto non cambierà assolutamente nulla. Mentre per lo spettatore staremo creando più confusione e dopodiché decidiamo quale girare di questi due di faccia. Stiamo solo attenti quando le mescoliamo a non far vedere che sono tutte quante dello stesso colore, se no togliamo la sorpresa finale. Le mescoliamo in questo modo, le facciamo unire allo spettatore e poi, una volta che le andiamo a stendere, da una parte saranno tutte quante rosse, quelle girate di faccia eccetto una, ovvero il re di fiori, una delle due carte scelte, e dall'altra parte saranno tutte quante nere eccetto una rossa, il 3 di cuori, proprio l'altra carta scelta. Quindi ripassiamo velocemente il gioco. Abbiamo detto che le carte devono essere alternate una rossa, una nera, una rossa, una nera. Potete poi effettuare il particolare miscuglio che vi ho mostrato a inizio video, in questo modo, e poi potete far tagliare allo spettatore il mazzo di carte quante volte preferisce, così. Una volta fatto questo, chiediamo allo spettatore di fermarci in un punto qualsiasi, invertiamo queste due carte, le mostriamo, le facciamo ricordare e le lasciamo al centro del mazzo, esattamente nel punto in cui le abbiamo prese. Formiamo poi quattro mazzetti, così. E una volta formati questi quattro mazzetti, mescoliamo insieme il primo e il terzo e il secondo e il quarto. Così. Dopodiché giriamo uno dei due,
così, mescoliamo insieme all'altro queste carte, così, e mostriamo che da una parte ci sono solamente carte nere, eccetto una carta rossa, che è una di quelle scelte, e dall'altra ci sono solo carte rosse, eccetto una carta nera, che è l'altra delle carte scelte. Perfetto ragazzi, il video è finito, spero che questo gioco di magia vi sia piaciuto. Un gioco molto molto semplice, ma secondo me di impatto, e che tutti quanti voi potete imparare chiaramente. Fatemi sapere con un commento cosa volete imparare nei prossimi video, e direi che non c'è più nulla da dire. Sbattete quel like che non costa nulla, in descrizione trovate tutte quante le informazioni per quanto riguarda le video lezioni, seguitemi su Instagram, sto dicendo troppe cose, e niente, ciao raga! Oggi chiudiamo nello stesso modo in cui si apre un video. Così. Ciao ragazzi.